Il calcio ai giovani, più tecnica e meno illusioni. Se n'è parlato questa mattina al liceo sportivo Manzoni di Caserta, diretto dalla preside Adele Vairo. L'incontro ha visto la presenza del questore di Caserta, Andrea Grassi, che ha sottolineato l'importanza del gioco, quale metafora di vita e di rispetto dell'avversario, delle regole e dell'arbitro. Un evento di grande rilevanza sportiva, quello di stamattina, ma soprattutto educativa, gremita l'aula magna del liceo Manzoni. Manzoni, ed aprire i lavori la dirigente Adele Vairo. Momento estremamente gratificante per il liceo sportivo del Manzoni che quest'anno vede la prima annualità. E naturalmente l'idea del titolo, no? È quella di insegnare ai ragazzi a distinguere tra quello che è illusione e mito del mondo calcio rispetto alla tecnica, alla professionalità e alla cultura vera dello sport. Questa è la scommessa che il liceo sportivo Manzoni porta avanti da anni e che poi quest'anno viene suggellato dal crisma dell'ufficialità. La possibilità di avere qui davvero in cosa della Federazione Italiana Gioco Calcio, il signor questore di Caserta, rappresenta per noi un momento estremamente gratificante. Cioè, ragazzi e le ragazze va insegnato a discernere ciò che nel panorama calcio è vero da ciò che è falso e illusorio. Questo lo si può fare solamente se si promuovono momenti di confronto e di incontro tra mondi. Il mondo classico, cioè il calcio è un mondo estremamente complesso, affascinante, intrigante. La luce negli occhi dei ragazzi che si accende quando si parla di calcio, tra tutti gli sport, insegna a noi adulti che è bene proprio cominciare da ciò che è particolarmente attrattivo per i ragazzi, ma con il vincolo, con la licenza a sé, perché vogliamo ancora della competenza.